Cari amici e cari amiche della Tenda TV, ben ritrovati, buon lunedì e buon inizio settimana. Ci ritroviamo insieme, sono Don Paolo Stolfo, da pochi mesi nella veste di nuovo rettore del nostro seminario. E proprio anche in questa veste cammineremo insieme in questa settimana che ci accompagnerà a vivere domenica prossima nelle nostre comunità parrocchiali la giornata del seminario. Al ritmo del cuore del maestro. È lo slogan che abbiamo scelto come equip formativa per il cammino formativo dei nostri seminaristi quest'anno e anche per la giornata del seminario. E con questo focus vorremmo camminare insieme in questa settimana sulle orme di Gesù, sulle orme del suo Vangelo, sulle orme del Maestro, appunto, per apprendere il ritmo del suo cuore. Invochiamo da subito il dono dello Spirito, perché faccia parlare la parola che ascolteremo nei nostri cuori e li accordi al ritmo del cuore del Maestro. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni a illuminare i nostri cuori in cammino. Il Vangelo che la liturgia ci propone quest'oggi è dal capitolo 18 dell'Evangelista Luca, versetti 35-43. Mentre Gesù si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada a mendicare. Sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse. Gli annunciarono: "Passa Gesù, il Nazareno". Allora gridò dicendo: "Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me". Quelli che camminavano avanti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: "Figlio di Davide, abbi pietà di me". Gesù allora si fermò e ordinò che lo conducessero da lui. Quando fu vicino gli domandò: "Che cosa vuoi che io faccia per te?" Egli rispose: "Signore, che io veda di nuovo". E Gesù gli disse: "Abbi di nuovo la vista, la tua fede ti ha salvato". Subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo, glorificando Dio. E tutto il popolo, vedendo, diede lode a Dio. Da quando abbiamo iniziato la lettura continua, nei primi giorni di settembre del Vangelo secondo Luca, in questa seconda parte del tempo ordinario, abbiamo colto che tutto il Vangelo appunto di Luca è un cammino, il cammino di Gesù con i suoi discepoli verso Gerusalemme. E in questi giorni siamo alle porte di Gerusalemme. Siamo alle porte di Gerico, ci dice l'Evangelista Luca. Gerico, porta d'ingresso della terra promessa. C'è dunque un passaggio, una Pasqua, anche per Gesù. Una Pasqua, un passaggio per lui e per tutti i suoi discepoli. E il cieco che incontrano lungo la strada è il simbolo di questo passaggio che tutti noi siamo chiamati a fare insieme con lui. Al ritmo del cuore del maestro, dicevamo all'inizio. Che ritmo ha il cuore del maestro Gesù in questa pagina che ci viene proposta quest'oggi? Innanzitutto, tra i vari aspetti, è un cuore che sa fermarsi. Gesù si fermò. È un gesto brusco quello che fa, una frenata virulenta. Quasi sembra essere trattenuto, arrestato all'improvviso. Il grido, il male, il dolore, la sofferenza lo fermano, lo bloccano, fermano il cuore di Dio, fermano la misericordia di Dio, lo interpellano, gli chiedono di mettersi in gioco, di mettersi in questione. E ancora, il cuore del Maestro è un cuore
Che domanda? Non offre subito risposte, ma innanzitutto domanda: che cosa vuoi che io faccia per te? La domanda di Gesù educa un desiderio, educa il desiderio di questo cieco. Nella preghiera, questo cieco, ogni discepolo di ieri e di oggi, deve imparare a chiedere ciò che vuole. Ma prima ancora deve volere ciò che chiede. Che cosa vuoi che io faccia per te? E ancora, il cuore del maestro è un cuore che vede e fa vedere. Il verbo vedere ritorna 3 volte. Che io veda di nuovo, abbi di nuovo la vista, subito ci vide di nuovo. Vedere. Vedere, nel verbo originale greco, ha il significato di guardare in alto, di alzare gli occhi, di levare gli occhi. Per vedere bene, per vedere l'amore del Signore che in Gesù, nel Maestro Gesù che si avvicina, ascolta, domanda e si mette in gioco, si sta rivelando, ecco, per vedere questo amore c'è bisogno di alzare lo sguardo, di guardare in alto. Vogliamo chiedere nella preghiera per questa giornata al Signore di poter frequentare un po' il suo cuore, di frequentare il ritmo del suo cuore e chiedergli la grazia, che cosa vuoi che io faccia per te? Gli chiediamo la grazia, magari, di poterci fermare davanti alle necessità di qualcuno che incontriamo. Gli chiediamo la grazia di saper fare delle domande a chi incontriamo e non solo offrire risposte. Gli chiediamo la grazia di un cuore che veda e aiuti a vedere. Lo facciamo con una preghiera che ci accompagnerà in questi giorni, la preghiera che abbiamo predisposto per la giornata del seminario e che è ispirata alle parole di un'omelia del Monsignor Giovanni Battista Montini, il futuro San Paolo VI, quando era arcivescovo di Milano. Un'omelia per le ordinazioni sacerdotali del 1957. O Signore, ti preghiamo per i giovani del nostro seminario e per tutti i giovani che si interrogano sulla propria vocazione. Dona loro un cuore puro, capace di amare te solo, un cuore puro che non conosca il male, un cuore capace di entusiasmarsi e di emozionarsi. Dona loro un cuore grande, aperto ai tuoi pensieri e chiuso ad ogni egoismo. Signore, da loro un cuore forte, pronto e disposto a sostenere ogni difficoltà, ogni tentazione, ogni debolezza, ogni noia, ogni stanchezza. Un cuore, Signore, capace veramente di amare, cioè di comprendere, di accogliere, di servire, di sacrificarsi, di essere beato nel battere al ritmo dei tuoi sentimenti e dei tuoi pensieri. E dona, Signore, anche a me questo cuore, poiché di questo ha bisogno il mondo, di chi per salvarlo, come Cristo, lo ami. Ci salutiamo e ci auguriamo una buona giornata, chiedendo al Signore che ci accompagni con la sua benedizione. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona giornata, a domani.